Continuiamo a ragionare sul funzionamento del motore asincrono trifase e in particolare continuiamo a ragionare sul campo magnetico rotante. Se vi ricordate, abbiamo detto che il campo magnetico rotante è generato dalla terna di correnti che alimentano gli avvolgimenti di statore e che appunto questa terna di correnti è alla frequenza F della nostra alimentazione e da questa frequenza e dal numero di coppie polari che si determinano a seconda della distribuzione degli avvolgimenti nelle cave dello statore stesso, dipende la velocità di rotazione del campo magnetico rotante. Partiamo quindi dallo statore. Lo statore ovviamente è fisso e quindi è fermo, quindi possiamo dire che lo statore è fermo. E questo è ovvio. Dopodiché abbiamo che il campo magnetico rotante generato dalle correnti statoriche avrà una velocità di rotazione che abbiamo detto essere uguale alla velocità di sincronismo che, se esprimiamo il numero di giri al minuto, è dato da questo prodotto 60F fratto P, dove P è il numero di coppie polari. Quindi il nostro campo magnetico ruoterà, prodotto dalle correnti di statore, ruoterà con velocità di N0 giri al minuto. Adesso ragioniamo sul rotore. Il rotore non è fermo come lo statore. Il rotore sappiamo che ruoterà con una certa velocità, con un certo numero di giri al minuto. Quindi la velocità del rotore sarà uguale a un certo numero di giri al minuto. Anche gli avvolgimenti rotorici sono percorsi da corrente e queste correnti negli avvolgimenti rotorici a loro volta genereranno un campo magnetico, anch'esso rotante, ma che non ruoterà, apparentemente almeno potremmo pensare che non ruoti alla stessa velocità di quello generato dagli avvolgimenti statorici. Questo perché? Perché la frequenza delle correnti nel rotore è diversa dalla frequenza delle correnti nello statore e sappiamo che dipende dallo scorrimento. Infatti la frequenza rotorica è uguale S, scorrimento per la frequenza di alimentazione. Quindi, per lo stesso principio della generazione del campo magnetico rotante dovuto alle correnti rotoriche, alle correnti statoriche, noi possiamo pensare che il campo magnetico rotante prodotto dalle correnti rotoriche abbia una velocità di rotazione, chiamiamola N2, data in questo caso da 60 F con R fratto P. 60 F con R fratto P, dove FR abbiamo detto è la frequenza rotorica, quindi questa. La possiamo quindi esplicitare e quindi possiamo riscrivere la nostra espressione come 60 F per S fratto P, quindi 60 F fratto P continua a essere la N0 nel campo magnetico rotante prodotto dal rotore, però
moltiplicato per lo scorrimento. Quindi, se adesso esplicitiamo lo scorrimento con la sua definizione, n con 0 meno n fratto n0, dove abbiamo detto che n è la velocità con la quale sta ruotando il nostro rotore, vediamo che qua possiamo semplificare numeratore con denominatore e risulta che la velocità di rotazione del campo magnetico rotante prodotto dalle correnti rotoriche è una velocità ovviamente inferiore a quella del prodotto dallo statore ed è data dalla differenza appunto tra la velocità di sincronismo e la velocità di rotazione del rotore. Come la dobbiamo interpretare dunque questa velocità di rotazione? Adesso noi possiamo interpretarla in questo modo. Allora supponiamo di disegnare il nostro rotore. Cosa ci dice questo calcolo che abbiamo fatto? Che rispetto al rotore noi abbiamo che il campo magnetico rotante da lui prodotto, cioè dalle correnti rotoriche, ruota a questa velocità n2 che è uguale, abbiamo visto, a n0 meno n. Quindi se noi fossimo, come dire, seduti sul rotore, noi vedremmo intorno a noi ruotare un campo magnetico prodotto dalle correnti rotoriche a questa velocità. Però non dobbiamo dimenticarci, come abbiamo detto, che il rotore contemporaneamente sta ruotando a una velocità n. Quindi, per un osservatore esterno, quindi dal punto di vista, ad esempio, dello statore, la velocità con cui ruota il campo magnetico prodotto dalle correnti rotoriche è data dalla somma di queste due velocità. Quindi noi possiamo dire che la velocità del campo magnetico rotorico, chiamiamola nr, rispetto allo statore sarà data dalla velocità del campo magnetico relativo al rotore più la velocità di rotazione del rotore stesso. Quindi se adesso sostituiamo i valori che abbiamo detto, n2 sarà n0 meno n, gli sommiamo la velocità di rotazione del rotore e quello che otteniamo che la velocità di rotazione del campo magnetico rotante prodotto dalle correnti rotoriche rispetto allo statore fisso ha una velocità uguale, quindi che è sempre uguale alla velocità di sincronismo. Quindi, rispetto allo statore fisso, noi abbiamo il campo magnetico rotante prodotto dalle correnti di statore che ruota a velocità angolare omega 0, quindi a n0 giri al minuto, e poi abbiamo contemporaneamente, che indichiamolo qua a fianco, il campo magnetico rotante prodotto dalle correnti di rotore ha la stessa velocità angolare omega 0 e quindi lo stesso numero di giri al minuto e quindi questi due campi magnetici rotanti alla stessa velocità si sovrapporranno per ottenere un campo magnetico risultante che ruoterà alla stessa velocità di
sincronismo.